Quindi questo è il primo punto, quindi avere la consapevolezza è il primo punto. Il secondo punto è rinunciare all'illusione di cambiare l'altro, perché se tu pensi che col tuo amore lo cambierai, che in qualche modo lo cambierai, sono pensieri, diciamo, iniqui, che non daranno nessun risultato, non daranno nessun frutto. Quindi evita, di pensare che tu possa cambiare qualcuno attraverso il tuo amore, attraverso il tuo, diciamo, modo di fare. Non ce la farei mai, c'è poco da fare. I cambiamenti possono avvenire in peggio, ma non in meglio. E poi, un altro punto, diciamo così, è quello che se tu vuoi uscirne fuori, devi da un lato ricostruirti la tua autostima, cioè, ricostruire la tua capacità di avere una visione chiara di quello che vuoi ottenere, e questo è molto importante. La tua autostima va ricostruita, perché se non la ricostruisci, riuscirai difficilmente a combinare qualcosa di buono. Una volta che hai ricostruito la tua autostima, ci sono altre cose che devi fare. Ad esempio, una cosa che dovresti imparare a fare è quello di prescrivere, diciamo così, non giustificare l'altra persona, non giustificare il suo comportamento e sviluppare, esercitare quella giusta rabbia nei confronti di quella persona, quel giusto orgoglio che ti permette di demolire il sintomo, il simbolo, ti permette di sganciarti. Ecco, quindi incazzandoti, tra virgolette, ti sganci, ma devi tirare fuori questa rabbia, devi tirare fuori questo risentimento, perché il risentimento uccide il sentimento. E quindi devi riappropriarti dell'amore che gli hai generosamente donato e riprendertelo e andare avanti. Ecco, questo è il modo migliore per riuscire a venire fuori da tutto questo. Bene, ti ricordo l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo. A Milano, Full Immersion 9:30-19, autostima e seduzione in amore e al lavoro. E poi Torino! Venerdì 6 marzo, alle 20:45. Elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Riferimento 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che puoi iscriverti al canale Massimo Taramasco. Iscriversi è facile, basta andare sulla home page, a fianco al tastino abbonati trovi il tastino, a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati. Fallo col PC e poi inizia il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti!